Benvenuti a bordo, viaggiatori. Sono Grizzly, questo è Diario di Viaggio on the road, ma non sono sicuro della strada che devo fare. Ah, che bello il Trentino. Ormai sono qui in Trentino, sono ambientatissimo, guarda. Guarda che bella montagna, vedete la montagna dietro, guarda. Ah, che bei posti, guarda che bello, campagna, natura, posto fantastico. Bellissimo. Ormai è un po' come casa, mi sono ambientato, no? Perché la gente neanche mi riconosce più che sono siciliano. Non si vede. Vediamo, chiedo a qualcuno, magari. Ecco, c'è lì qualcuno. Sono quelle cose che succedono. Ti ambienti dopo un po', no? Mi scusi. Buongiorno, mi dica. Ma lei per caso mi sa dire come si arriva a Trento? A Trento, allora, doveria Nar da quella banda? Beh, Si lo calcola da quella sinistra? sapevo, ma no, c'è un bigliaio trentino, ma come si fa? Sì, si sente che sono trentino originale, vero? Eh sì. Ecco. L'accento, quello che mi tradisce un po', però si sente. Si Comunque, sente. guardate che abbiamo qua. Guardate che abbiamo qua. Buongiorno. Il Grizzly, eh? Perché se venite in Trentino state attenti che trovate l'orso. Non tutti sono poi così in c***osi, eh? Qualcuno c'ha la macchina bianca e Qualcuno va c'ha in la giro con macchina. una telecamera, ecco. Esattamente. Allora, questo lo faccio io però, eh? Benvenuti a bordo, viaggiatori. Siamo in Trentino. Mirko si è allargato un attimino. E questa è. Diario di viaggio on the road. Sigla! La macchina sbirra, rimettiamoci subito la cintura, se no chiama i carabinieri. Ci manda un SMS con video, ovviamente. Chiaro. Un MMS. Hola. Ho chiamato un taxi. Ho detto però mandatemi un orso trentino originale. Mi mandano un grizzly, mi mandano. Guarda. Che poi non è manco trentino originale! Sentiamo. Oh no, mi son Trentin, che te che da mi son da testa, va! Eh sì, proprio dialetto tipico del Trentino. Da testa proprio, è tipico di queste parti Sì, qua. no, proprio della Val di Non. Esatto. Che ci frega, registriamo, vai, Ah sì. sta registrando, siamo tranquilli e possiamo chiacchierare. Non ci posso credere! Con Mirko Tocitto! Detto Grizzly! Io con Pippo Florio ho detto Bepi! Non lo chiamate Mirko Tocitto che si incazza, chiamatelo Grizzly, Grizzly. Avanti, intanto pubblicizza il tuo canale, dillo tu, dove lascio linkato il tuo canale? Allora, il mio canale si chiama Beppi Florio, come sottoscritto. Ci trovate parodie musicali per lo più, poi qualche live, qualche cosa, però insomma io sono fondamentalmente un musicista col babbio, diciamo. Poi glielo spieghi tu che cosa è il babbio, Il Mirko? babbio è il cane. Musivo, diciamo, ma. Lo scherzare, il giocare, il parodizzare, non posso dire quella parola siciliana perché ho detto che voglio evitare di mettere troppe parolacce, Lo però dico io, se il vuoi. mnare. Che parola siciliana è? Sai parole siciliane in più di quelle che so Il io? mnare, E dai! mignona! Ci vuole E ci passare! smetteremo qualche beep nel Ci caso. mettiamo il bip, allora, va! Anch'io ho il mio bastone del selfie tanto disdegnato dagli altri, ma a me mi piace un casino. Io lo uso anche con l'allegria quando me la devo portare in giro, A me quindi. l'allegria. Tu ti porti l'allegria nel bastone? Sì, questo. Non E parli l'allegria. per me o babbio, mi canale qua e là, e tu ti porti l'allegria col bastone, diciamo. Certo, siamo siciliani, anche se siamo in Trentino, dobbiamo portarci l'allegria in giro, no? Due siciliani in Trentino adesso, conquisteremo il mondo! Modestamente. Siamo qua col mitico Grizzilone e il suo ufficio ambulante, perché lui fa Esatto. solo car vlog, quindi c'ha l'ufficio ambulante, a differenza di me, che mi tocca mettermi nel cesso a fare l'editing dei video di notte. E il nostro Mirko c'ha l'ufficio con le ruote, va dove cavolo gli pare.
C'ha l'allegria. L'allegria, vogliamo vedere l'allegria? Eccola là attaccata al finestrino. L'allegria al finestrino. No, è solo allegria, però è. Ah, allegria. Però suona bene allegria. Mi piace allegria, perché porta l'allegria. Esatto. E stiamo andando a Villa Tucitto, anzi Villa Grizzly, perché sono si c***a, non lo chiamate Mirko, manco Tucitto, si c***a come una iena. Oh, là, adesso abbiamo la strada, guardiamo l'altro, prima qua c'è l'allegria, guardate quanto è allegra questa telecamera. L'allegria. La telecamera ufficiale dei vlog del Grizzly. Esatto. Quella d'ordinanza, diciamo. Sì, con il supporto d'ordinanza, che è il supporto della dashcam, che è questa invece, che per ora è staccata perché mi serve il caricabatterie del cellulare, ma questa è un'altra storia. Quindi sveliamo tutti i segreti del Grizzly. Abbiamo svelato già il segreto che il Grizzly è siculo e ha una casa in Trentino. Sì, fa un po' di strada per andarsene a casa la sera, eh? Finisce a lavorare a Siracusa, poi si mette in macchina. Ma parla quello che ogni sera ritorna a Palermo proprio a casa, no? Ma tanto fuori sto in giro, ma lontano un attimino, poi ritorno. Non è che... E qui c'è... cosa c'è qua? Come si chiama sto posto? Questo si chiama... Dovrebbe essere Vela, questo qua, se non sbaglio. Il bus de Vela. Il bus de Vela? Sì. Conferma, sì, sottoscrivo, il bus de Vela. Il bus de Vela, ostia madonna, ma che mini! Ecco. Non veniva a Trento, ostia! Mini! Guarda, c'è un Westfalia col tetto a soffi, che figo! Qua ce ne sono sempre tantissimi. Ce n'è almeno 5 o 6. Sì. Allora, siamo passati dal bus de Vela, adesso passiamo sopra il Vela. Detto così, bus de Vela... la cascata, cazzo! Ah, dicevi la quella! Scusa per le parolacce, Mirko, so che tu non le vuoi dire sul tuo canale, sì, ma io purtroppo... Beh, io mi ricordo una sera a casa di amici a cena e c'era la prima puntata di una delle tante edizioni del Grande Fratello. Il primo che entrò era un concorrente palermitano. Appena entrato, si guarda intorno, m***a, eravamo a tavola tutti, oddio, a posto! A posto! Poi ha continuato, m***a. Ma che bello! A un certo punto la conduttrice: la smetti di dire quella parola con la M! La parola con la M, ormai è sdoganata quella parola con la M. Sono alla rotonda di Sopramonte, qua vicino c'è il Segata, ho trovato i prodotti del Segata a Siracusa. Quello che alimenta tutti i barbecue trentini, sì, o una buona parte, insomma, dei barbecue trentini. Qui fanno la pasta di Luganica. Tu la mangi? L'hai mangiata? Guarda, sono di origini trentine, non solo ho visitato tutto il Trentino, ma e non solo ho mangiato quasi tutte le specialità trentine, ma in Sicilia quando organizziamo cene tra amici organizziamo cene trentine. A un mio compleanno abbiamo fatto canederli, oseletti scampati e... non mi ricordo cos'altro avevo fatto... Ah, strangolapreti! Buoni, buoni, buoni. Sì, per diciamo che comunque le mie preferenze culinarie restano, come dire, legate a certi cibi un po' sostanziosi, sì, del nostro indubbiamente sud, anche a me, però diciamo che qua in Trentino non si mangia male, cioè non qua, si mangia male, anzi, no, quando qua ti portano in montagna, nei rifugi, quel bel tagliere di affettati misti, già c'è quel profumo, che un tagliere d'affettati misti in Sicilia non ce l'ha quel profumo. Sì, quello è vero. Poi ci sono tante altre, cioè le robe come dire grasse ce l'hanno anche qua, non vabbè, so se ci mancherebbe. Il sguazzet, non so se hai presente di che si tratta, ma è l'equivalente del nostro in Sicilia, com'è che si chiama? L'acquarume. A Palermo si chiama l'acquarume, la caldume sarebbe. Sì. Fondamentalmente sono frattaglie bollite. È grasso che si taglia col coltello. Sì, sì, sono i piatti della cucina povera. Già entriamo, non solo stiamo entrando nell'area un pochino più tranquilla, continuando per questa strada si arriva a un parco, un piccolo parco, che sale e ciati ci porta e dopo giriamo. È un piccolo parco che sale, poi si va a piedi, si può salire lungo la montagna, è dove l'estate scorsa è stato visto l'orso. Ho girato uno dei vlog vivere la città, ero in piedi, molto... Sì, questa è la zona, siamo vicini a dove è stato visto l'ultima volta un orso, quindi farò il vlog veloce, no? Non eri tu, era un altro. No, perché io ero a Siracusa, ero impegnato. Adesso che non venga fuori, che adesso... Mirko, tu... Grizzly va in giro! Sì, in ogni caso era stato visto alle 6 di mattina da uno che faceva jogging, e lo sanno tutti che io alle 6 del mattino sono al bar a prendere il caffè, quindi... Sì, sì, lo scrivono proprio sul giornale. Mirko è al bar a bere il caffè alle 6 di mattina, quando c'è il giornale.
Io alle 6 di mattina sono ancora abbracciato con la moglie di Morfeo, perché con Morfeo non mi ci abbraccio, quindi giustamente brutto. Sì. Però con la moglie. Ecco. Questo è un video, diciamo, un po' fuori dalla norma, perché Mirko questa volta si è voluto allargare un attimino. Mirko, ancora questo Mirko Grizzly si è allargato un attimino. Sì, ha fatto gli ho detto, se tu mi continui a chiamare Mirko, io ti continuo a chiamare Beppi invece che Pippo. Vabbè, come giustamente dice la sua canzone Beppi, che vi lascerò linkata sul doobly-doo e sulla scheda, che volevo farti fare questo gesto a te ma non l'hai voluto fare. Sulla scheda? E adesso facciamo inversione di tendenza e andiamo verso casa. Qua, su questo giro, è stato visto l'ultima volta l'orso quest'estate, mentre qua, dove ci sono queste panchine, è dove esattamente quella panchina dove ho girato il video Vivere la città. E qua è un posto dove in estate di solito si viene, uno viene qua, ci sono anche dei barbecue in cemento, si può fare una bella grigliata, oppure si può semplicemente portare il giornale, si fa questa passeggiata abbastanza breve e si legge il giornale in tutta quiete, tutta calma e compagnia di un orso, eventualmente. L'unica cosa che può succedere, appunto, è che qualche orso ti si avvicina, vuole prestare il giornale, ma è nella norma, ma sono, insomma, come dire, sono anche gli orsi si tengono informati, ma poi si sono evoluti gli orsi, sono, ormai sanno leggere e scrivere, sanno fare da conto, sanno fare video YouTube, hanno l'account su YouTube, i grizzly fanno i video su YouTube, quindi quindi così potevi scegliere un altro orso tu, per forza grizzly. È una storia lunga, mi viene difficile a dirlo grizzly. Penso ai trentini che dicono grizzly. Sì, che c'hanno la S. Che c'è la Z estremamente moscia. Esatto. E allora i turisti, per prendere in giro i trentini, voi come dite lo zaino? Ci restano male quando i trentini rispondono el prosac. El prosac. Io la racconto sempre questa, invece. Quando sono arrivato, sono andato a lavorare quasi subito. Quindi, insomma, era il mio primo contatto col mondo trentino, il primo giorno di lavoro. Quindi non solo era il primo giorno di lavoro, ma era anche il primo contatto. E mi si avvicina subito questa collega, chiamiamola così, che mi dice: «Ah, oh, piacere, cosa? Oggi Gomala i dedi dei pei!» Non volevo fare la finta di quello, cioè la figura di quello che non sapeva. E ho detto tipo sì sì, boh, va bene, alla fine c'aveva male alle dita dei piedi, ma vallo a capire, da palermitano appena arrivato, insomma. Esatto. E niente, insomma, abbiamo scherzato perché è venuto a trovarmi l'amico Grizzly dalla Sicilia, si è fatto questo bel pezzo di strada giusto perché volevo vedere il mio youtuber preferito. Preferito uno dei peggiori. Sì. Comunque sì, sono qua col stavo per dire il nome Grizzly, chiamatelo Grizzly perché si incazza come una iena. No, come un orso mi incazza. Come un orso, come una iena insieme a un orso. Insieme a un tecnico informatico. E quindi è passato dal Trentino e ho detto: che fa? Non vado a trovare il Baby Flow. E allora è passato, siamo contattati. E ci siamo incrociati. Ci abbiamo preso il caffè, abbiamo bevuto anche un grappino. Un brulè. E un win brulè. Abbiamo mangiato i canederli, lo stinco, la polenta di storo, che qua devono, e poi quando lo devi dire, quando dici polenta di storo, devi rallentare arrivato a perché si deve sentire che è di storo. Sì, la strada che va a storo è lenta, quindi esatto, non è che puoi lasciare questo dettaglio così non scoperto. Dici la polenta di storo, che sia chiaro che è di storo, che non vieni a fola, che è da qualche altra parte sta polenta, sì, è sì, di Storo, che non la sia valsugana, no, sacrilegio, sacrilegio. Se prendi la polenta valsugana c'è un terrone in Trentino che fa finta di essere polentone. Esatto, non sei originale, mi dispiace. Sei un tarocco. Esatto. Sei un'arancia, un'arancia siciliana. Allora mangia le arance, piuttosto che mangiare la polenta valsugana, scusa, non per cosa.
Beh, intanto qua gli abbiamo spiegato ai vicini come fare l'insalata di arance, quindi buona. Abbiamo portato un po' di Sicilia anche in Trentino, anche noi. Buona l'insalata d'arancia, andate a cercare la ricetta, che è una cosa... Sta registrando anche la tua camera? Certo! Ah, tutte queste c***ate in duplice... Sì, in stereofonia nelle zone, esatto. già raggiunte da questo servizio inutile. Questo video quasi quasi lo chiamerei c***ate stereofoniche. Esatto. Detto questo, probabilmente Mirko dovrà riempire il video di beep. Perché sì, io farò purtroppo... un unico, enorme, immenso beep, esatto. Per coprire tutte quelle paroline come c***a, cazzo, c***a e porca c***ana. Esatto. Sì, già ne ho messi quattro. Zio porco anche, qua in zona si dice anche quello. Sì, sì, c'erano tutti con il povero zio, non si sa di chi. Esatto, sono tutti che scannano zii, e infatti a Pasqua gli zii si vanno a nascondere. Perché... Naturalmente. Non so se ti è capitato mai di fare la classica ciaspolata. A me una volta me l'hanno proposto, ho detto, andiamo a fare la ciaspolata, cosa ho detto, boh, vabbè. Si cammina, si va e poi si mangia, c'è il vin brulè, c'è qua, sì, dopo si è fatto un c***o così. Sì, si cammina con le racchette, le ciaspole sono le racchette da neve, che è una rogna camminare con quella roba. Sulla neve, camminare con delle racchette ai piedi per mille milioni di chilometri, bellissimo, perché sì, perché sono dei paesaggi splendidi. Sì, quando arrivi le tue gambe te le metti in tasca perché non ti servono più. Cioè, quando arrivi, se arrivi. Anche. Se arrivi, perché non è che tutti arrivano. Ma quando arrivi sei finito, non mi dice guarda non mangio perché mi fa male la mascella da quanto sono stanco. Sì, sì. Non c'ho voglia di masticare, o me lo frullate o me lo mettete in vena perché sono morto. Esatto. E quindi così, è per quello che i trentini sono così atletici, è vero, anzi bisognerebbe, adesso siamo un pochino più seri, bisognerebbe apprendere un po' dai trentini che sicuramente mangiano in maniera un po' più sana e sono persone che comunque si danno da fare, fanno attività fisica, qui si fa tanto ciclismo ma anche tante altre cose. Bisognerebbe... trekking, si fa montagna, si fanno tantissime, magari anche roccia, quella roccia, forse è un po' più specifica. Un amico però... che faceva roccia. Bisognerebbe prendere più spunto da quello che è il Trentino e i Trentini. Chiaramente bisognerà prendere il meglio. E voi dovreste incominciare a fare i pezzi di rosticceria nel bar, no? Che ogni volta questi c***o di cornetti di cartone! E che cavolo! Una cosa vi recrimino, Trentini. Primo, perché mi chiamate baby. E secondo, i cornetti. Incominciate a fare le arancine, non lo so, il rollò. Tu vuoi aggiungere qualcosa? Lo spitino, lo fanno dallo spitino. No. Mi sa che è una cosa proprio palermitana. È una botta di vita. Prendi un uomo, lo friggi, lo impari e te lo mangi. Bene, picciotti e picciotte. Io concluderei a questo punto il viaggio col buon Mirko. Siamo quasi nei pressi di Casuccia. Casuccia mia. Col buon Grizzly. Non mi riesce, non riesco a chiamarlo Grizzly, non lo so, mi sembra leggermente dispregiativo, invece no, è un uomone simpaticone, che... dai. L'ho sempre detto, Grizzly come l'orso, come un orso a chiotto. Ma non sei un orso in realtà, è quello il punto, se tu avessi un atteggiamento da orso verrebbe più facile a chiamarti Grizzly, ma a me non riesci. Se ci tieni così tanto posso prendere anche quell'atteggiamento, virgola, brutto disgraziato. Va bene, ti chiamo Grizzly, va? Va bene così. Un saluto a tutti e grazie a Mirko per avermi ospitato sul suo canale. E ci vediamo presto, perché ci riorganizziamo, lo rifacciamo un'altra fatta col giro giusto, con la cartina, con i puntini. So che Mirko è bravissimo su queste cose. Sì, non c'è problema. Intanto per me è stato un piacere, ringrazio il grandissimo Beppi Florio, vi ricordo che lascerò il canale linkato sul Sacro Doobly-Doo, andate a dargli un'occhiata al suo canale, è un bravissimo musicista, tutto il contrario di me, che notoriamente suono il citofono quando non mi aprono. Si fa quel che si può, Mirko. Io la musica, e vorrei scrivere un pezzo su questo, ce l'ho di dentro e non riesco a tenermela dentro. Deve uscire. Anche io ce l'ho di dentro, nella chiavetta USB della macchina. Ecco. E ultimamente me ne sto tenendo troppa dentro, quindi prima o poi vedrete che verrò fuori con qualcosa di musicale. Aspettiamo tutti. Non ce la faccio più, sto per esplodere. Okay. Ciao a tutti e alla prossima! Salutoni!
Alright. Oh yes, grazie mille Mirko, è stato un piacerone. Anche se la prossima volta ci organizziamo meglio. E tanto può essere, perché sono venuto qua di corsa, poi di solito vengo qua 2-3 settimane ad agosto, quindi quando siamo più tranquilli. Volentieri ad agosto, che magari c'è qualche giorno di ferie perché l'azienda chiude. Ecco, uno dice dai, andiamo magari a fare una magnatona, non so, di Strauben agli Oclini, lì in Val di Fiemme. Se lo fa. Salutoni, ciao, salutami la moglie e i figliuoli. Sarà servito. Ciao ciao. Ciao. Salutami la mamma invece, simpaticissima. Grazie.